Buongiorno a tutti. Allora, Vito l'autore, nei fatti drammatici del Titanic e di quello che è successo, ha scritto una poesia cantata. Vai, Vito. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questo titolo di questa poesia, un po' cantata, un po' poesia, è La nave dei sogni. Allora, quando siamo in difficoltà, tutti quanti gridiamo con la forza del nostro cuore: Oh mio Dio, aiutaci tu e salvaci di questa catastrofe, perché noi vogliamo vivere ancora di più in questa tua terra tutta piena d'amore, dove poi per un viaggio di piacere si muore, dentro una nave sotto a questo nostro mare, tutto bello da vedere quando tutto va bene. Gridando a cuore aperto, oggi siamo felici, come se fossimo ancora dei veri bambini, giocando e gridando sopra quella nave che si chiama e si chiamerà la Titanic, la nave più grande di questo nostro mondo, dove sempre resterà dentro i nostri cuori. Poi c'è il cantato: La Titanic è sparita più di 100 anni ormai, portandosi nel fondo tanta gente innamorata, ma il destino ha voluto, per la sua curiosità, nel vedere quella nave piena assai di disperati. Gente buona, gente onesta, nati sopra questa terra, tutta grande, tutta bella, come il nostro paradiso. Oh mio Dio, pensaci tu a colmare questo dolore dentro i cuori dei parenti che da tempo sono da soli. Dio mio di questo cielo, fai tornare a tutti quanti dentro quelle case sue, piena assai di ricordi. Ora tanti altri ancora sono andati giù nel mare a vedere quel relitto in quel fondo senza sole. Da quando questo nostro Dio ha creato il mondo, tante persone per bene sono andate lassù, sopra quel cielo, a trovare questo Gesù, facendosi benedire per entrare in paradiso, quello grande, facendoli amare e sognare, come quando si amavano in questa sua terra, con il padre e la madre, i figli e i nipoti, quelli veri del cuore che mai più vedranno. La Titanic è sparita più di 100 anni ormai, portandosi nel fondo tanta gente innamorata. Ciao, grazie.